Martirico difende il suo ospedale. Temiamo lo smantellamento e il depotenziamento. A causa di questi timori, questa mattina davanti al nosocomio si è tenuta un'affollata manifestazione per chiedere di riaprire l'ospedale, ma con la sua piena funzionalità e con tutti i suoi primari trasferiti altrove durante la parentesi Covid Hospital. L'iniziativa è stata promossa dalla società civile e ha visto l'adesione di tante realtà, il Movimento Cittadinanza Attiva, il Comitato Rivogliamo l'Ospedale di Partinico, anche il Comitato Basta Covid Hospital, la Chiesa del Territorio, Teleiato, deputati regionali e nazionali, sindaci del comprensorio, consiglieri comunali e associazioni. Il Covid Hospital di Partinico da lunedì sarà riconvertito in ospedale, ma per adesso soltanto con un paio di reparti. Ci siamo visti circa 2 mesi fa e abbiamo parlato di quelli che erano i problemi dell'ospedale, la salute da offrire e consentire e garantire ai cittadini, a seguito anche delle iniziative assunte in sede regionale e provinciale per riconvertire per il Covid l'ospedale di Partinico. Allora abbiamo sentito anche la dottoressa Faraoni, dirigente generale dell'ASP, che si è impegnata a ripristinare tutte le funzioni, tutti i servizi previsti ed esistenti a Partinico e in più lasciare il nuovo che si creava. Tutto questo è già avvenuto. Giovedì scorso abbiamo fatto una riunione dell'esecutivo provinciale della conferenza dei sindaci, era presente il direttore sanitario dell'ASP, il dottore Montalbano, che ci ha mostrato il decreto in cui vengono ripristinate tutte le funzioni a Partinico a partire dal 1 giugno, da lunedì prossimo, con soltanto una gradualità dell'attivazione di questi servizi dovuto al fatto che alcuni medici o infermieri intanto hanno preso la via per altri, qualcuno è andato in pensione e altro è stato trasferito. Quindi l'ospedale sarà come prima, sarà più di prima. Nel frattempo abbiamo avviato l'attività della conferenza dei sindaci con l'esecutivo provinciale e ci sarà un rappresentante del distretto di Partinico, così come c'è quello di Carini. E programmiamo interventi di potenziamento di tutte le strutture sanitarie presenti nel territorio, perché il Covid, l'emergenza vissuta, ha dimostrato che la sanità si fa vicino alle persone. Ed è questo un impegno che è stato assunto e su questo cammineremo. Partinico c'è, Partinico è presente. Oggi Partinico rappresenta la fascia tricolore. Partinico oggi rappresenta le proprie responsabilità sul territorio da cittadino. Noi, come è stato detto dai sindaci, perché purtroppo dai nostri anche consiglieri comunali o chi ha le responsabilità di Partinico non c'è stato presente sulla riunione. Non c'è nulla di scritto, nulla nero su bianco. Noi saremo vigili e presenti sul territorio, ma non solo per l'ospedale, anche per altre problematiche, e se siamo partiti uniti finiremo uniti per tante altre situazioni. Una settimana di tempo per il ripristino dell'ospedale, dopo di ciò, se non è fatto così, sabato saremo qua ad occupare l'ospedale. La rabbia è quella di quello che è successo purtroppo in questi 2 mesi, che potevano benissimo far evitarcela, quella di smantellare l'ospedale e quindi di creare tutte queste preoccupazioni e disagi. Un'altra rabbia è quella di non vedere assieme a noi in questo momento il rappresentante istituzionale di questo territorio, il dottor Arena, che ancora si sottrae a quelli che sono i compiti istituzionali che gli sono dovuti. Ma questo è un altro paio di maniche in cui oggi è una giornata, vorrei dire, di festa, perché finalmente tutta questa comunità si è riunita. La nostra speranza, noi abbiamo avuto un impegno da parte dell'assessore Razza di ripristinare tutte le unità. Noi vogliamo credere a questa cosa, però vogliamo con altrettanta responsabilità dimostrare che siamo presenti, perché noi vigileremo in maniera responsabile perché tutto possa ritornare come era prima.